Qui, prima della guerra, venivano i giovani fascisti per le vacanze. Dal balcone rotondo i capi fascisti tenevano i loro discorsi. Erano vestiti con le loro camicie nere, la loro divisa, e da qui uscivano per andare in gita sulle Alpi, ai laghi, e mangiavano, andavano al cinema, festeggiavano. Si sentivano slogan fascisti, c'erano le fotografie di Mussolini. Quando arrivammo qui, per noi fu una grande sorpresa. Ci trovavamo in una casa organizzata, ordinata. In questo edificio c'era quello che non avevamo mai visto. Una piscina, un cinema. E poi cominciamo a studiare. Questa era la cosa più importante per noi, lo studio. Cominciamo a riprenderci dal passato, da quello che c'era successo. Nessuno potrà mai dire con certezza quanti bambini e ragazzi morirono durante la Seconda Guerra Mondiale. Tra questi si calcola che furono almeno 1,5 milioni le giovani vittime dei campi di sterminio nazisti. Più di 1 milione erano ebrei. Quelli che riuscirono a sopravvivere perché vennero liberati, o quanti orfani avevano vagato per l'Europa, furono raccolti, curati, nutriti e aiutati a tornare alla vita dai soldati della Brigata Ebraica. La loro storia ricomincia a Selvino, nella Valle Seriana, nell'autunno del 1945. Naftali Burstein era uno di loro. Non l'ho detto. Sono nato in Polonia, nella città che si chiama Chełm. Nel 1939, quando scoppiò la guerra, nella nostra città arrivarono i russi. Dopo 2 settimane i russi trovarono un accordo con i tedeschi, li lasciarono entrare e tornarono ad Dabuk. Quando arrivarono i tedeschi, noi volevamo scappare con i russi, ma non ce la facevamo e così rimanemmo lì. A quel punto iniziarono le azioni, i problemi. Mio padre era un bravo barbiere e aveva anche un negozio di pellami, mestieri che erano richiesti dai tedeschi, ed è così che riuscimmo a sopravvivere. Nel 1940 ci trasferirono nel ghetto e dopo quasi un anno, tra la fine del 41 e l'inizio del 42, decisero di evacuare il ghetto e ripulire la città dagli ebrei. Un bel giorno i tedeschi entrarono in casa nostra e portarono la famiglia in giardino. Mio padre ci disse di non aspettarci a vicenda, ma chi poteva doveva scappare. Io fui il primo. Accanto alla nostra casa abitavano dei vicini cristiani. Corsi da loro e loro mi nascosero. Mezz'ora più tardi arrivò un vicino per dirmi che anche mio padre mi aveva raggiunto. Un'ora dopo il vicino cristiano andò a controllare cosa succedeva nel nostro palazzo e ci disse che anche mia madre e mia zia erano riuscite a scappare. Mio fratello invece, mio fratello e mia sorella erano stati portati via. Non seppi più nulla di loro. Ancora oggi non so cosa gli sia successo. Dopo questo episodio i tedeschi decisero di riunire tutti gli artigiani in un campo a Chełm e anche noi ci trasferimmo in quella casa per artigiani. Ma non era finita perché un giorno i tedeschi decisero di cancellare anche questo. Io e mio padre scappammo. Mia zia era già scappata quando ci trasferirono tutti nel campo. Era andata a Varsavia, la sua città d'origine. Lì si organizzò e cercò di farci avere dei documenti da cristiani. E cercò un posto dove nasconderci. E noi andammo da lei, a Sfosk. Nel frattempo mia madre si ammalò di tifo nel campo e morì. Alla fine arrivammo a Sfosk. Ci fermammo lì per alcuni mesi. Poi finirono i soldi e la zia andò a Varsavia per vendere un diamante e tirare avanti. Quello stesso giorno i tedeschi scoprirono che nel nostro edificio c'erano alcuni ebrei. Mio papà era malato di tifo, aveva la febbre molto alta
ma la padrona di casa urlò di andarcene, di fuggire. E mio padre mi disse, scappa. Lui non ce la faceva più, ma io dovevo scappare. Io scappai al secondo piano e riuscii a fuggire. Fu così che persi mio padre. Cominciai a girare per Svolsk, senza sapere che fare di me stesso. Salì su un treno e partì per Varsavia. Quando arrivai alla stazione centrale di Varsavia, ero disperato, senza sapere cosa fare. Improvvisamente vedo comparire mia zia. Per tutta la mia vita, mai mi dimenticherò di quel momento. Lei aveva dei conoscenti a Varsavia, mi portò con sé e ci fermammo lì per una settimana. Poi andammo da una sua amica e rimanemmo lì qualche mese finché non finirono i soldi. Avevo 13 anni all'epoca. A quel punto decisi di prendere la via della strada e di andare a vivere per strada. Vidi che c'erano dei venditori di giornali e diventai anch'io venditore di giornali. Abitavo in case in costruzione, guadagnavo ma non potevo entrare nei ristoranti essendo un bambino e non potevo vestirmi. Ero un bambino, dovevo nascondermi, dovevo guadagnarmi da vivere e non avevo abbastanza abiti. Andavo al mercato nero a comprarmi da mangiare, mangiavo quello che trovavo, dormivo nelle case in costruzione e non ero mai abbastanza vestito. Nel 1944 in Europa i clandestini ascoltavano Radio Londra e stampavano le notizie su un piccolo foglio. Io ricevevo i fogli, li infilavo nei giornali che vendevo e venivo pagato 10 tanto per il giornale, perché si sapeva che io avevo quei fogli clandestini. Finché durante la Pasqua del 44 Lessie scoprì che i russi erano arrivati in Ucraina, a 30 km da Arbuk. E così i partigiani a cui io distribuivo i fogli mi dissero, prendi il treno e vai verso il fronte, sei un ragazzo, hai tutte le possibilità, ce la puoi fare a passare il fronte e a liberarti. Così arrivai in treno in una cittadina che si chiamava Bludava, vicino ad Arbuk. Ma non permisero al treno di attraversare e lo riportarono a un villaggio che si chiama Ukrusk. Non sapevamo quando saremmo ripartiti. Scesi in paese per comprare da mangiare e i contadini cominciarono a fare domande. Io avevo un documento di cristiano e una storia pronta sul motivo per cui ero orfano. Però i paesani mi proposero di fare il pastore da loro. Rimasi 2 mesi da una persona del villaggio, facevo il pastore. Finché un giorno all'improvviso i tedeschi cominciarono a fortificare la riva dell'Arbuk e informarono tutti i paesani che dovevano lasciare il paese. La persona da cui stavo aveva un cugino a 6 km nella foresta. Caricammo tutto su dei carri e partimmo per raggiungere il cugino e a quel punto iniziarono a bombardare. Tutti entrarono in cantina, ma io avevo paura che se fossi rimasto con loro giorno e notte mi avrebbero scoperto. Mi sarei lasciato scappare qualcosa e allora dissi, ho già subito dei bombardamenti, io sto fuori, darò da mangiare agli animali e terrò d'occhio le vostre proprietà. I bombardamenti durarono 3 giorni. Il terzo giorno sentì degli spari di un fucile, allora mi nascosi dietro la casa. Guardai, vidi i tedeschi in fuga e un istante dopo arrivarono i russi. Quel momento non lo dimenticherò mai. Fu una rinascita. Qui a sinistra c'era una piscina e sopra la piscina c'era un cinema. Salivamo e sopra c'era la sala da pranzo. Sulla sinistra stavano i ragazzi e sulla destra c'erano i dormitori delle ragazze. È un ricordo memorabile. Una grandissima emozione, non me lo scorderò mai più. Noi scappiamo. Da Barrichone.
La prima cosa che mi dissi: sono libero, non ho avuto un'infanzia. Qui ho cominciato a tornare a una vita normale, a essere un bambino. Qui imparavamo l'ebraico e anche le materie generali. Sono dei bambini che sono stati nascosti dai genitori o nei conventi oppure presso amici vicini o in altre circostanze, data la situazione disperante per le famiglie ebraiche in tutta Europa, e che sono spesso purtroppo abbandonati. Sono dei bambini che hanno bisogno di tutto, hanno bisogno di genitori, hanno bisogno di assistenza, hanno bisogno di essere di nuovo coccolati, ed è un vero disastro internazionale ed europeo. All'inizio qui a Sciesopoli eravamo in 20 bambini, poi il numero crebbe di mese in mese. Questo meraviglioso edificio ci sembrava un castello delle favole, ma era difficile abituarci a una tale meravigliosa disponibilità. In Italia, come in altri paesi, sia le comunità ebraiche locali che quelli che sono rimasti, che non sono stati vittime della Shoah, e soprattutto soldati ebrei provenienti dalla Palestina, si occuperanno dopo la guerra di appunto ristabilire i contatti con questi bambini e di prenderli, prelevarli e ridarli un ambiente che sia familiare da una parte, che sia sociale, e ridargli un po' la vita che hanno perso. Ricordo un bambino che aveva sempre paura di andare a dormire perché temeva di scivolare giù dal lenzuolo pulito. Poi ci diedero del carbone per il riscaldamento. Durante la giornata eravamo sempre impegnati in molte attività, però la notte gli incubi tornavano tra di noi, grida e incubi che ci impedivano di dormire. Non pochi bambini sono impazziti e sono tornati a Milano per essere curati, e quando erano guariti tornavano qui. La comunità di Milano, appunto, all'indomani dalla liberazione tenta così di ricostruire un tessuto comunitario, gli verrà concessa dal CLN, quindi dal Comitato di Liberazione Nazionale, un palazzo per le attività della comunità, e in via Unione 5 piano piano si ricostituisce la vita della comunità, ma soprattutto lì verranno ricoverati momentaneamente tutti i profughi che si riverseranno dal nord verso il sud Europa, con l'intenzione poi di partire, di lasciare l'Europa. Una grandissima parte chiederà di partire verso l'allora Palestina. Un giorno un bambino seppe che la madre lo cercava in Polonia e partì senza il permesso di Moshe Zeiri, insieme a due suoi amici. Trovò la madre e il fratello piccolo e dopo un mese tornò a casa, qui. La casa ha ospitato tantissime bambine. All'inizio erano poche, erano una ventina, ma si è molto molto allargata, e parliamo proprio di centinaia di bambini. Il problema era di organizzare una vita comunitaria per bambini, cioè non era una cosa così semplice. E allora lì ci si mise di mezzo Raffaele Cantoni, che era allora il presidente della comunità ebraica di Milano, la sua assistente Matilde Cassin, che era un'educatrice. E loro due sono degli eroi della comunità ebraica italiana, hanno creato questa colonia per bambini di Selvino e si sono appoggiati naturalmente ai soldati della Brigata Ebraica. Soprattutto hanno scelto un personaggio straordinario che è Moshe Zeiri, che era un esperto di pedagogia e di educazione, che ha proprio ridato, devo dire, la vita, il sorriso, la capacità di cibarsi di nuovo, la capacità di rapportarsi con gli altri a questi bambini terrorizzati da una guerra che li aveva colpiti particolarmente. Successe che durante la guerra persi due denti davanti per un pugno di un tedesco. I bambini mi prendevano in giro perché non avevo i denti.
Seppi allora che a Milano, in via Unione 5, alla comunità ebraica, c'era un dentista. Io chiesi a Zeiri di permettermi di andare a sistemare i denti, ma lui mi disse di no. Finché un giorno mi alzai e me ne andai senza permesso. Avevamo qui una macchina con un autista. L'autista mi accompagnò e mi disse: poi ti riporterò qui. Quando tornai, Moshe Zeiri era furibondo con me, voleva cacciarmi da questa casa, ma noi bambini eravamo così uniti tutti quanti che loro non glielo permisero e così rimasi. Ma non riuscii comunque a sistemare i denti, cosa che feci solo quando arrivai in Israele. Adesso mio figlio è un dentista. Finita la guerra, l'Europa sembrava ormai un posto off limits per gli ebrei, cioè se noi ci pensiamo bene, l'Europa è un immenso cimitero, l'Europa dell'aprile del 1945. Quindi la maggior parte delle persone guardava veramente a Oriente, verso questa terra così sospirata, che fu appunto la terra di Israele. E questi bambini che erano rimasti orfani senza parenti furono presi e diciamo rieducati alla vita, però con l'idea di portarli in Israele e di cercare là un ambiente che potesse accoglierli. Qui ci univano in gruppi. Partimmo in 50 bambini verso Bogliasco, vicino a Genova. Da lì partivano delle navi, ma alla fine ci scoprirono e allora proseguimmo fino a Metaponto, dove arrivavano altre navi che raccoglievano gli immigrati clandestini e poi partivano per Israele. Noi bambini eravamo diventati esperti nell'agganciare le funi delle navi fino al porto e il nostro gruppo aiutava tutti quanti a salire sulla barca. Così gli organizzatori hanno cominciato ad apprezzarlo e ci lasciavano lì perché gli risolvevamo tutti i problemi. Poi un giorno arrivò la nave Shaim a Rozorov e noi dicemmo: non facciamo salire gli altri se non fanno salire anche noi. E allora salimmo sulla nave e arrivammo in Israele, ma gli inglesi presero la nostra nave e ci riportarono a Cipro. Però grazie al fatto che eravamo ragazzini, dopo 3 mesi siamo riusciti a tornare in Israele. Naturalmente lo Stato di Israele si forma nel 1948 e non prima, e quindi abbiamo questo triennio dalla fine della guerra, aprile 45-1948, in cui l'arrivo, l'approdo alla terra di Israele è molto molto difficile, perché il governo britannico non permette che ci sia una immigrazione aperta e legale da parte degli ebrei d'Europa che vogliono andare in Israele, per cui bisognerà ricorrere all'immigrazione clandestina. E allora abbiamo queste decine di barconi marinarnese che partono dalle coste italiane per tentare o di forzare il blocco inglese oppure di riuscire a sbarcare in maniera fortunosa per sfuggire ai radar inglesi. Nel caso dei bambini di Selvino, essendo appunto un gruppo tutto di bambini, riescono ad arrivare prima della creazione dello Stato di Israele, e adesso abbiamo la soddisfazione di vedere che molti di questi bambini sono ormai dei nonni e sono delle persone perfettamente inserite che sono riuscite a superare questa terribile infanzia, dove avevamo perso tutto, i genitori, la lingua, il modo di pensare, le loro canzoni, avevamo perso tutto. Quindi mano a mano c'è stato questo meraviglioso, questa meravigliosa opera di farli rinascere in un certo modo, cioè, perché questa è una nuova nascita.